dei Samsung Morningstars. Abbiamo visto intanto Samsung Morningstars, che sono il primo team, per ora escludendo ovviamente le partite già giocate, per quanto riguarda le conquiste strutturali, il team che ha conquistato più torri lungo tutto il torneo. Hanno conquistato, come hai sottolineato già tu, ogni drago di ogni partita che hanno giocato, tutti i messaggeri, tutti i baroni. Stanno giocando un macro, e tra l'altro una statistica interessante, sono uno dei team che ha rimosso più visione all'interno del torneo, quindi non solo stanno giocando nell'ottica di voler conquistare gli obiettivi, ma hanno la capacità di avere un setup perfetto intorno ad essi. I Samsung Morningstars, che sono il team che tutti avevamo paura che potesse avere problemi di macro e di coesione, sono quelli con la coesione migliore e col macro migliore. Ma signore e signori, andiamo a scoprire come andranno a draftare questi due team. Allora, Samsung Morningstar contro Clash Forge. Darkness. Uno dei problemi dei Clash Forge è stato chiaro e tondo. Allora, hanno tre carry corsie con Bin, che è proprio nuovo di Zeca. Ehi, AD carry nuovo di Zeca. Sì, tra l'altro, cambiamento per quanto riguarda la corsia inferiore dei Clash Forge, dove entra Bin, nuovo tiratore del loro team, giovanissimo talento, pescato letteralmente per dare una ventata di novità e rinnovo alla squadra. Vedremo come performeranno con lui. E stavo dicendo, hai delle lane che possono effettivamente carriarti. Binsu è solido e tranquillo in top lane. Make It Better è molto bravo e nel momento in cui ottiene risorse può carriare. Bin in corsia inferiore sono sicuro che non sia da meno assolutamente, conoscendo quella che è la capacità di scouting di Clash Forge. Viene selezionato Kha'Zix. Wow, allora, davvero? Hanno bannato Rengar per tenere a bada Camille e lui ti va first piccare Blue Side Kha'Zix. Con Urgot Open. Per andare di first pick su Kha'Zix vuol dire che devi avere, non confidenza, di più. Complimenti, davvero. Voglio vedere come reagirà Demon, perché penso che uno dei problemi principali della scorsa settimana fosse proprio come Demon non riuscisse a traslare vantaggio sulle proprie corsie. E questo ha creato un problema molto grave, perché, come dicevo prima, se le corsie si basano sull'avere vantaggio, ottenere vantaggio con un aiuto, il jungler deve intervenire, non interviene dal cielo qualcosa. Viene selezionato Sion, comunque Aatrox era bannato e hai lasciato disponibile Urgot, come sottolineavi, agli avversari. Devi rispondere con qualcosa, quel qualcosa è Sion. Per quanto riguarda il ruolo di tiratore, abbiamo un over su Tristana che sembra volersi riproporre e effettivamente viene lockata come avversario diretto di Kai'Sa. Giustamente, Kai'Sa, essendo un tiratore dal DPS immenso, ma dal range ridotto, tu vai a rispondere con un tiratore che scala anche in range. Mi piace l'idea, ma voglio vedere un'esecuzione migliore di quella che abbiamo visto prima. Sì. Viene bloccata Lissandra, che stranamente ha superato la fase di pick e ban per via del ban doveroso verso il Rengar di Camille. E quindi abbiamo Lissandra come strumento di controllo. Attualmente hai il lockdown Lissandra Urgot sul bersaglio singolo, che è molto bello nelle fasi centrali di partita, perché se per sbaglio trovi qualcuno fuori posizione, lo vai ad annichilire. Zoe è bannata così direttamente a V-Row. Davvero? Sì, penso che Cassiopeia e Zoe siano quei campioni da rimuovere assolutamente dalla sua champion pool. Okay. Cassiopeia perché devi rimuoverla anche in questo meta, non solo a V-Row. La sua Cassiopeia, ragazzi, non avete idea di quanto sia dannatamente clean. Viene bannata Camille, che stavo pensando essere una delle possibili scelte di Demon per rispondere a quel Kha'Zix. Ok. E alla fine viene infatti rimossa. Un'altra scelta interessante a questo punto potrebbe essere o Nocturne e andare a impostare anche nel 9.2 sul Power Farm, per quanto più difficile, o Xin Zhao. Xin Zhao contro Kha'Zix. Bannato Gragas, anche Gragas era una possibilità. E in uscita dal red side nella seconda fase di pick poteva Xin essere Xin Zhao, eccolo. Come ti dicevo. Contro Kha'Zix però. Oh, anche Lee Sin, è vero. Lee Sin mi si convincerebbe. Oh, molto il Nunello matto. Vai, Nunu. È tempo di driftare, Demon. Non è affatto male Nunu in questa patch. E di fianco a Kai'Sa sarebbe un ottimo peeling jungler. No. Arriva alla fine Xin Zhao loccato. Xin Zhao loccato alla fine. Avrei sperato Nunu. No, il fatto è che avevo dato per scontato Xin Zhao all'inizio, considerando la champion pool di Demon. Sì. Quindi più rispecchia molto quello che è il champion pool di Demon, Xin Zhao. Aggressione, poter controllare le corsie gankando in early game, cosa di cui parlavamo prima, hanno bisogno i Clash Forge. Sì. Devono avere quella pressione in early game dalla giungla, e con Xin Zhao puoi ottenerla. Nico! L'hanno loccata! Così, senza pietà. Wow! Senza neanche pensarci, e quella è una Nico mid per V-Row contro Lissandra. Ok. Sono
Wow, Nico in 9.2 che ha anche avuto il buff a quello che è la durata del suo clone e alla movement speed che ottiene di conseguenza. Da 2 a 3 secondi, quindi un buff netto del 50%. Oh, e abbiamo Brom nel ruolo di tiratore. C'è stato un over su Rakan, fino all'ultimo sperato che non venisse confermato un Rakan da 9.2. No. Rakan infatti... è morto. Rakan è proprio morto, raga. Stavo pensando di ribuffarlo perché sono resi conto. Siamo andati un po' nucleari. We all of them. È stata la citazione. Quindi Thresh, quindi Thresh vanno locato. Per il playmaking i Clash Forge, vanno per una composizione che vuole isolare un bersaglio e andarlo a distruggere. Nonostante Kha'Zix sia lato SMS, i Clash Forge hanno dalla loro un lockdown sul bersaglio singolo enorme. Hanno un buon mid game. La fase di scaling, se vogliono gestirla correttamente con Lissandra e Xinzao nel loro team, devono arrivarci dal mid game, cioè devono dominare il mid game e poi vincere da lì in poi senza concedere terreno agli avversari. Dall'altro lato invece abbiamo Nico che si presenta a noi in corsia centrale. Nonostante Nico sia effettivamente un mago, e quindi tu dici perché vi stupisce un mago in corsia centrale? Perché è Nico che stupisce in generale. È stata e si è vista in competitivo, ma nel ruolo di tiratore, o meglio da carry da corsia inferiore. Di fianco a campioni in grado di darle il giusto supporto per il lockdown, come Rakan ad esempio, o via dicendo. Stavolta invece arriva mid lane con teletrasporto per gestire Lissandra, mentre in corsia inferiore tu hai messo nuovamente Tristana contro Kai'Sa, ma con Brom che cercherà di limitare il playmaking di Thresh, quindi un paradigma totalmente diverso per i supporti, e la possibilità di rotazione dei team rispetto alla situazione dei tiratori precedenti è diversa. Quindi non abbiamo dei supporti che devono stare appiccicati per forza al tiratore, e questo potrebbe dare anche dei totalmente morto dei tempi di corsia diversi. Sì, è ancora totalmente ucciso, abbiamo ancora l'impatto. Sai cosa? Parlando di impatto, vedere Isfos di nuovo con Sion in corsia superiore, quel Sion non è il classico tank, quel Sion è il classico si butta in mezzo al fight, non solo tanca ma fa male, tanto male. Il pegno di Sterak l'abbiamo visto da parte sua. E per carità, Dottor Metta anche lui ha sfoggiato Sion col pegno di Sterak e l'ha giocato molto bene nella partita precedente. Sì, ma nulla da dire a Matt. Però forse è il guerriero, è il giocatore aggressivo che ti gioca un tank quello come sì. Fosse un assassin. Sì. Capisci? È un modo di ragionare, pensare e muoversi diverso. Signore e signori, però entriamo sulla landa degli evocatori e andiamo un po' a vedere che cosa tireranno fuori questi Clash Forge contro questi bellissimi Samsung Morningstars. Quindi bellissimi addirittura me li vai a definire, sì. Il tuo voto va da loro? Samsung Morningstars, assolutamente. Addirittura. Bro, sono Lucifero in persona, cioè dai. Effettivamente Morningstars, per quanto sia Stars, Morningstar è il titolo di Lucifero. Stella del mattino. Namex in corsia centrale, non è Namex ma è Virau, come potete notare dall'alone su quella Tristana. Non è una Tristana che non si lava, è semplicemente Nico trasformata. Namex invece lo vediamo in corsia inferiore, dove non è stato spottato, ma immagino che vedere una Tristana da sola in corsia centrale vada un attimo a telegrafare quella che è la vera identità di quel campione. Namex è lì nella trifronda, si affaccia sul fiume. Bin e Click vanno sul... Vedere due icone di Tristana sulla minimappa un attimo mi triggera. Tilta tantissimo. Tra l'altro auguri durante i teamfight, quando dovrai castare le azioni di Bin e Binsu senza confonderti. Yeah! E niente, inizio standard, entrambi i jungler start parallelo, vanno tutti e due sul guardiano di quarzo. In generale Xinzao ha una pulizia più veloce di quella di Kha'Zix, e Kha'Zix ha avuto il pull semplicemente da Aistos, quindi una persona contro due. Questo dovrebbe permettere a Demon di avere più pressione nei primi quattro livelli, ma vedremo come la cosa si concretizza. La corsia superiore è un top laner estremamente aggressivo contro un top laner estremamente neutro. Cioè, non ti gioca passivo Binsu. Binsu ti gioca per sopravvivere la lane, farmare e ottenere risorse. Che non sempre è il migliore dei modi di approcciarsi ad Aistos. Click estremamente aggressivo nei confronti degli avversari. Namex prova a rispondere, ma non è così facile quando ti trovi contro questi avversari. Il DPS che hanno è alto. Virau dalla distanza connette con la sua Q. Due proc, quindi aiutato anche nel wave clear dalla presenza di Make It Better. Lissandra non rende la vita di Nico piacevole da questo punto di vista. Wave clear molto più alto nei primi livelli. Lissandra inoltre, pozione della corruzione, avrà più facile accesso al mana come risorsa. Camille, lì hai la Mabecchi.
è andato per quello che... Bello il trade da parte di Viro con una triplo proc su Make It Better. Adesso sì, infatti sto per dirgli, figliolo, c'è il mio cannone, prendilo, è importante. Ti aiuta un sacco. Demon si affaccia alla corsia centrale. Addirittura qua c'è la differenza di giungla è estremamente diversa. Perché Demon è andato per Argo Granchio, doppio buff e Argo Granchio. E invece Kha'Zix va per il full clear sì, della sua giungla. Ha pingato l'Argo Granchio, ma non si rende conto che quell'Argo Granchio è stato già conquistato. E infatti andrà ad indietreggiare. Arriva un ping d'aiuto da parte di Camille. Va a piazzare un lume in profondità, non è stato spottato. Il giro di Camille con Kha'Zix è piuttosto personale come preferenza, perché abbiamo visto Kha'Zix fare letteralmente di tutto in competitivo. Alcuni Kha'Zix iniziano dal rosso, altri dal blu, altri addirittura dai lama becchi, altri vanno per i gank, altri per il full clear, altri per invasione. Kha'Zix è molto flessibile nelle impostazioni di gioco che puoi avere su di lui. E questo permette di poter gestire il path di giungla a modo tuo. Se hai informazioni sul giungla dell'avversario è così facile andare o a counter gankarlo o gankare nel lato opposto della mappa. E Isbos qua, se non sta attento, verrà aggredito da Demon. È facile, facile, grazie alla pioggia di lame. Va a piazzare per un lume, troveranno il knock-up costretto immediatamente al flash difensivo. Binsu poteva utilizzare lo sdegno e seguire subito con quello che era l'epurazione. Troppo pericoloso. Più che altro non è semplicissimo chiudere su un Sion che ha il flash disponibile, ma non hai sprecato nessuna risorsa per rimuovere quell'incantesimo dell'evocatore all'avversario. Camille si sta permettendo un po' di counter jungling adesso che il Gromp è tornato disponibile all'interno della giungla di Clash Forge, ma Xin Zhao alla fine ha avuto un clear con un Argo Granchio di vantaggio. Virau cerca di immobilizzare Make It Better, però il groviglio non connette attraverso i minion, cercava di potenziarne la durata per avere la sua esplosione a segno su tutti e tre i proc. Demon ha pingato quelli che sono i lamabecchi di Camille, convinto che fosse lì, invece è nella sua giungla a rubargli prima il Gromp e adesso i lupi. Sì. Questo è molto pesante per Xin Zhao, perché non avrà tante risorse rubate da questo Camille. Più che altro obbliga Xin Zhao anche a gankare, perché avendo pulito tutto il lato inferiore di mappa, tu vai lì e dici, e mo che faccio? Farmo? No, non c'è nulla da farmare. Devo gankare. Se ganko, Kha'Zix può rispondere perché è appena tornato in base. In realtà Kha'Zix si sposta sul lato superiore della mappa. Questo è curioso. Perché sa che bot lane, Namex e Simpy possono giocarsela estremamente safe e più che altro Bean e Click hanno la priorità. Hanno messo pressione per tornare in base, ottenuti 44 minion. Dovrebbe avere abbastanza, almeno per un MC spade, infatti stavo... Sì, 44 minion standard come soglia per tornare in base. Teletrasporto da parte di Binsu, abbiamo avuto un pit stop da parte sua. Acefos non l'aveva ancora utilizzato, ma ricordiamo, Acefos non ha il flash. Make It Better va a dare manforte a Demon, che si porterà verso il terzo Argo Granchio consecutivo. Camille infatti lo va a pingare e... No! Avesse ceccato, l'avrebbe preso. Binsu si sposta direttamente sul fiume per proteggere il proprio alleato e Camille, se non sta attento, subisce l'aggressione. No, no, è stato spottato da Binsu, sì, con un lume in profondità, ma alla punizione. Però Binsu rimuove il lume di controllo, quello è più doloroso da sopportare. Stanno provando a chiudere Binsu, si sposta e sposta sul fiume, ma non ci possono. Sono... No. Arriva l'ingaggio da parte del nulla. Sion è stata una brutta idea. Più che altro vai a ultare quando Nigo sta perdendo priorità in corsia centrale. Quello è il problema. Non puoi permettertelo. E quindi sei costretto a tornare in corsia superiore con la coda tra le gambe, senza la suprema e senza il flash. Quindi Acefos passibile d'aggressione, manca pure un minion. Qua, vabbè, quel minion era fuori dal range. Più che altro è investire risorse per non ottenere niente. Sai che hanno preso l'Argo Granchio, sai che non puoi continuare l'aggressione. Vedere Binsu dominare così su Acefos fa capire come... Bello il decimare per andare a bloccare lo sdegno. Bravo, 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 bravo Acefos. Anche perché il tempismo è stato pressoché perfetto, al millisecondo. Acefos continua a farmare dalla distanza, comunque si rende conto che se Binsu stava andando così aggressivo è perché ha qualche amichetto a fargli da spalla. Virau, corsia centrale, sta aspettando per colpire il carretto. L'ha preso. L'attacco potenziato, ricordiamo la W di Virau su Nico. Il terzo autoattacco che fa viene potenziato facendo un pochino di danno magico e dandole un pochino di movement speed. Quello è piacevole perché procca effettivamente sulle strutture. Rende Nico molto forte in fase di push.
Più che altro anche per quella che è una possibilità di push delle side lane. Sì. Nico è il classico campione che all'inizio ti esce un po' debole, poi la gente impara a giocarla bene e poi comincia a dominare. Secondo me la vedremo sempre di più nel tempo. È stata come Bard, è stata come Ornn. All'inizio non viene usato il campione e poi cominciano a usarlo. Ehi, ragazzi, è forte! Ricordiamo che in questa patch è disponibile Sylas, dovendo andare su campioni forti, ma secondo me non riconosciuti come tali. È maledettamente difficile da giocare Sylas, è quello il problema. Sì. E ha alcune meccaniche che sono un po' macchinose, che non sono così convincenti, secondo me. Cioè, non senti l'impatto che ha quando vai a utilizzare certe abilità. E questo diminuisce la percezione di quanto sia effettivamente forte. Il punto è che ha un kit da quasi Amumu senza avere poi la suprema di Amumu, salvo non la vada a rubare ad un Amumu avversario. Quindi vedremo. Arriverà il suo momento. Un giorno. Simpy e Mamex qua potrebbero aggredire Bin. Stanno perdendo minion per fare questa cosa, quindi magari è meglio smettere di tergiversare dentro. Beh, dai, per un minion, finché uno. Il carretto l'hanno preso con lo smaterializzatore, che prima o poi lo cambieranno con lo smaterializzatore. In realtà avevano già provato a fare dei cambiamenti, il punto è che hanno preferito rimuovere lo standard del comando che lo smaterializzatore. Arriva qua l'ingaggio, è letteralmente lo stesso ingaggio di prima, ma invece che essere su Demon è su Binsu. Almeno però hai portato a casa il flash del top lane avversario. Sì, e adesso hai Acephos che nella finestra di assenza del flash non è stato neanche considerato, quindi tanto meno punito. E hai Binsu senza flash, però Demon dall'altro lato della mappa prende un drago della nuvola. Comodo, tiene questa risorsa per il suo team. È considerato il team che hanno i Clash Forge. Lo sfruttano così bene il drago della nuvola. Sì. Vogliono ruotare con Xin Zhao, vogliono ruotare anche con Binsu in realtà, quindi il doppio teletrasporto va a rendere molto più utile una risorsa di questo tipo. Ok. Stanno scalando entrambe le corsie inferiori. Corsia centrale, vedere Make It Better contro Virau, con Make It Better che ottiene il vantaggio in minion, un po' mi stranisce, perché fino ad ora Virau aveva tenuto bene la pressione in corsia e aveva, non dico il vantaggio, ma il pareggio in farm. Beh, dai, alla fine, ok, un'ondata ci può stare. Non me la sento di colpevolizzarlo per questo, sei contro Lissandra. Lissandra devi considerare anche la build molto più immediata. Ok. Vado ad accumulare il revolver Hextech, va a chiudere il primo oggetto molto prima di te. Ha uno scaling con i livelli, specialmente della propria Q, molto buono a livello di wave clear. Ok, sì, se vista in quest'ottica ci sta. Sono curioso di vedere come Virau mi giocherà in team fight questa Nico, altro che fase di corsia, perché sappiamo che Nico ha tantissimo del suo power budget sulla Suprema, abilità dove hanno messo letteralmente di tutto. Hanno tolto il rallentamento almeno. Sì, beh, va bene, wow. Okay. Però fa tipo mostruosi danni ad area. Proprio disgustosi danni ad area. Io trovo sempre più brutto il fatto che non sia visibile se Nico è trasformata da alleato. Quello è frustrante. Acephos mette a segno un bel decimare dalla distanza a piena carica. Binsu però è tranquillo, ha riduzione ricarica, ha HP extra, continuano a scambiare. Acephos voleva solo far proccare un paio di volte la sua runa chiave, la presa dell'immortale, in modo da ottenere anche HP in più. Non solo, anche l'esplosione della forgia delle anime, ricordiamo, danno percentuale sulla vita dell'avversario, poterlo applicare su Binsu che ha soltanto HP e zero resistenza magica. Click qua che viene aggredito per mano di Camille. Simpy, arriva anche il supporto dei Clash Forge, primo sangue nelle mani di Camille, pronto a saltare all'inseguimento di Click. Arriva però Kai'Sa, prova a eliminare quel povero insetto. Simpy bloccato. Bello. E sono due cloni di ghiaccio. Una kill per Lissandra, una kill per Kai'Sa. Meglio di così per i Clash Forge non poteva andare. Belli Clash Forge, davvero. Sono riusciti a capitalizzare in un'invasione che non aveva senso di esistere. Simpy ha sprecato non poche risorse per permettere a Camille di prendere il primo sangue. Rivediamo come si svolge l'azione. Arriva l'uncino, Click va in stasi immediatamente, va anche a imporre la scatola. Muore Demon, ma nel tentativo di inseguimento di Click vengono sprecati entrambi i flash. Bin si porta in avanti, arriva lo scatto dato dall'istinto omicida, arriva la scodisciata da parte di Click e alla fine è Bin stesso a raccogliere l'uccisione, prendendo così importantissime risorse. Sia Lissandra che Kai'Sa stavano già outfarmando il loro diretto avversario di corsia, ma adesso che hanno entrambe una kill e un assist, queste due corsie si sono sbilanciate. Adesso in maniera marcata.
Isfos sta andando per una sta andando per un pegno di Sterak e un Righteous Glory contemporaneamente. Sì. Ha la build dell'Ikea. Sì. In realtà è un oggetto segreto che ti dà HP, mana, riduzione ricarica, AD e un'attiva e una passiva. Oh, Demon ha rubato con lo smite il blue buff. Bravo, Demon. Ma come fai a farti rubare il blu così? Dai. No, smitando, semplice. Non te lo aspetti. E lo smite che non ti aspetti. Virau in corsia centrale, adesso non avrà neanche a disposizione il proprio potenziamento blu, cosa che aveva permesso a Make It Better, alla sua Lissandra, di trovare vantaggio di farm in corsia. Dobbiamo considerare anche questo, che non, di cui non abbiamo parlato prima. Make It Better ha giocato semplicemente in modo comodo grazie al blue buff, cosa che Virau non ha avuto. Adesso Camille va aggressivo nei confronti di Demon, può ucciderlo da solo, potrebbe arrivare Virau con la ulti, trova la kill, lo stun ai danni di Make It Better, potrebbe morire alla fine, sì, Kha'Zix muore, ingaggio da parte di Sion con il knock-up di Make It Better, doppia! Double kill da parte di Make It Better, e sono inseguito per mano di Binsu, arriva lo sdegno, tanatofobia no, nemmeno necessaria, è proprio wow. Scattato da parte di Click e Clash Forge, Make It Better sta facendo la partita della vita. 3-0-2, 650 unità d'oro sulla sua testa come taglia. E adesso che la corazza delle torri cade, grazie anche al demolire di Click, si portano verso il primo mattone. I Clash Forge però lo perdono il primo mattone, sì, perché hanno dimenticato una Tristana da sola in corsia inferiore a tu per tu con una struttura. Tristana, ricordiamo, essere un'industria di demolizioni Yord, la sé stante. Sì, nel momento in cui piazza la bomba sulla testa della torre è proprio... viene sciolta in tempo zero. Clash Forge si spostano su un altro obiettivo che è il messaggero della Landa, quindi altre strutture possibili, potenziali nel caso in cui ottengono e utilizzino correttamente questa risorsa. Stanno puntando su quello, stanno puntando al macro. Strano, i Clash Forge che puntano al macro, però trovano anche delle belle kill. E quello è il punto, non sono... E Isfos si è appena suicidato? No, ok, Camille stava aggredendo Demon pesantemente, è costretto alla fuga il team dei Clash. Buona la lanterna da parte di Click, molto buona, e stanno giocando un'ottima comunicazione. Rivediamo l'azione. Va ad ingaggiare Demon contro Camille. E qui c'è la disparità tra quelli che sono i danni da isolamento di Kha'Zix contro i danni sul bersaglio singolo da parte di Xin Zhao, nonostante la pioggia di lame. Alla fine arriva Click e tira la scodisciata potenziata dalla passiva della spazzata stessa, solo per permettere al clone di ghiaccio, lo zombie di ghiaccio creato da Lissandra, di raccogliere la seconda uccisione per Make It Better. E adesso provano a combattere i Samsung Morningstar su questo red buff. Demon non riuscirà a prenderlo, non hanno visione sufficiente, non hanno le informazioni necessarie, e più che altro vedono: ehi, Lissandra si sta spostando a mid lane, famo che ce ne andiamo? Famo che sì. Però a livello di risorse, se tu guardi tutti e due i team, hanno entrambi i team una solida frontline nel loro top laner, e entrambi i top laner ti offrono possibilità di ingaggio. Hanno jungler con una data di scadenza sulla loro testa a livello di partita, per quanto entrambi possano cercare di assassinare un bersaglio in fasi tardive, la loro fase di comfort è l'early to mid game. Hai due mid laner da controllo, entrambi che scalano bene in potere magico, due hyper carry, e l'unica differenza la fa il support a livello concettuale. Ma questi Clash Forge hanno un macro nettamente superiore. Attualmente sì, prendono il totale controllo di quelli che sono gli obiettivi neutrali. Hai il messaggero, hai i due draghi della nuvola. Ricordiamo una cosa, i due draghi presi dai Clash Forge sono i primi due obiettivi che i Samsung Morningstars perdono in tutto il torneo. Quindi comunque stanno portando questo team a soffrire, ad essere in difficoltà, cosa che non li abbiamo visto avere finora. I Samsung Morningstar li abbiamo definiti come un team che aveva bisogno di rodare. Li abbiamo visti giocare quando sono in vantaggio, ma come se la caveranno adesso che gli avversari gli stanno dando filo da torcere? Vedremo e scopriremo. In questo game però abbiamo visto una cosa molto importante: Make It Better e Binsu riuscire a creare risorse in solitaria. Ok, si spostavano insieme al team per ottenerle, ma il succo è che è stata la loro azione di spostamento a creare quelle risorse. Sì. Non è stato un 1v1, ma è stato un io continuo a soccorrere i miei alleati. Le azioni aggressive di Samsung Morningstar non stanno trovando grande successo. Che poi, per carità, la disparità in oro è relativa. Comunque i Samsung Morningstars sono con una torre di vantaggio, e quindi gli avversari con un 5-2 si trovano con solo 600-700 unità di gold dalla loro. Al 17esimo minuto 600 gold li possiamo contare nei lumi che sono stati piazzati nella mappa. Lumi di controllo, letteralmente. Nemex e Sinfi ci riprovano per questo bait, però è letteralmente...
tipo la terza volta e quindi... Non ci cascano i Clash Forge. No, ormai vi hanno visto, è la terza volta che lo fate, lo sanno. Demon si sposta. Ci sono i ping addirittura, punti di domanda, ma sono là dentro. E qua Camille rischia tantissimo. Camille. Più che altro è lo scambio di visione, cercano di chiudere su Demon, ma c'è click in zona, Virau dal fianco. Arriva teletrasporto da parte di Binsu, ringaggio diretto su Sipi, salta in avanti, flasha via, Binsu trova lo sdegno, tanto via i danni di Sipi, nemmeno è necessaria, però reagiscono perfettamente i Samsung Morningstar, Make it better, si lancia in avanti con quella che è la sua ultimate, guarda qua però i danni di Virau, enormi, non sono sufficienti per rispondere a quello che è il danno. Oh, no, Tristana, no! No! Evocato anche il messaggero della Landa e nel frattempo Aceforz sta split pushando con Sion. Sion è forte come campione, ma non il migliore degli split pusher. La pressione sulle ondate di Minion è buona, la pressione sulle strutture molto di meno, specialmente con quella build. E quindi niente, Clash Forge vanno a demolire i Samsung Morningstar con anche un passo di danza da parte del messaggero della Landa che si abbatte sulla struttura interna in corsia superiore. Vanno a rubare il potenziamento blu come ciliegina sulla torta, ma prima replay, Make it better, artiglio di ghiaccio, arriva il circolo polare su due. Simpi viene si immobilizzato alla prigione di ghiaccio, ma riesce a portarsi di fianco ai compagni di squadra. Muore all'istante Binsu, ma non importa, Binsu è un team player. Guarda qui da parte invece di Virau, arriva la sua suprema, arriva lo stordimento, i danni su tutti ma non sono abbastanza. Namex ha provato a mettere a segno l'attacco finale, ma Demon si era tenuto in serbo l'attacco con knock-up apposta per quella Tristana. Trova il knock-up, trovano i controlli, trovano i danni e anche Namex ci saluta. Clash Forge, dominazione totale sulla mappa. Click e Bines si spostano sulla corsia centrale, vorrebbero ingaggiare su Virau. Utilizzato prontamente il clone per fuggire via. Non sai quale scegliere, provi a lanciarla a vuoto e colpire la copia la versione invisibile. Nulla da fare. Demon, lato inferiore della mappa, vogliono andare a sono chiudere Aceforz. Chiudere Aceforz si vogliono la torre. Vogliono la torre, ma chiudere Aceforz è gustoso. No. Lasciano stare Aceforz, vogliono solo la torre. Aceforz da morto torna in vita, la torre da distrutta non si ricrea. Salvo non ci sia una Zir di turno e ne abbiamo visti oggi, quindi possiamo aspettarci davvero di tutto. Binsu continua nella sua opera di wave clear, si scambiano ondate di minion, lui è il top laner nemico. Molto puliti i membri dei Clash Forge, specialmente Make It Better. Finora la sua Lissandra ci fa capire, occhio Demon, a Demon che viene aggredito da parte di Camille, Binsu con il ghost aggressivo nei confronti dell'avversario. Prova a fuggire Camille, ce la fa, si salva per un pelo. Demon, anche lui basso in vita, fugge. Entrambi i jungler semplicemente si picchiano, sono bassi, vanno a casa. Binsu aveva a disposizione la tanatofobia ed è quello che ha fatto da deterrente psicologico per il reingaggio di Camille. Kha'Zix ha i danni per uccidere Xin Zhao, non lo mettiamo in dubbio. Il problema è chi interviene nel frattempo. Corsia inferiore, Binsu e Aceforz continuano a scambiarsi risorse. È il classico mid-game tra Sion e Urgot. Uno push, l'altro debush. Uno push, l'altro debush. Virau corsia superiore, risorse locali da raccogliere su Nico ti fanno davvero piacere. E si è stallata un pochettino la partita, stanno rallentando entrambi i team. I Clash Forge stanno studiando adesso come andare sulle fasi di transizione per la fine del mid game. E quindi stanno lentamente prendendo visione sulla mappa, stanno lentamente accomodando ondate di minion oltre la metà campo. Vogliono giocare metodici, è questo a cui ci hanno abituato negli anni. Clash Forge con più di 3000 gol di vantaggio, poi diventa facile giocare metodici quando c'è questo livello di vantaggio a livello monetario. Ma a volte è un'arma a doppio taglio, perché se non premi il piede sull'acceleratore ti fai rimontare prima o poi, rischi che gli avversari vadano a scalare, rischi che Virau arrivi a un punto della partita dove magari sottovaluti lo scaling AP di Nico. E anche Tristana comunque, data la pressione strutturale che avrà potenziata da questo drago della montagna, sarà comunque una minaccia in ogni fase di partita. Clash Forge... Tristana, scusami, effettivamente l'hanno preso loro il drago. Che cosa sto dicendo? Cervello, per favore! Make it better. Better pronto per il flash ingaggio. No, Protobelt, tentativo di ingaggio. Aceforz e Camille in corsa superiore andranno a prendere questa struttura. Stanno cercando di girarsi qui Clash Forge per non permettere la conquista di questo obiettivo. Aceforz può fuggire via di locomotiva. E Camille un po' di meno in realtà, infatti. Ah, niente. Immediatamente invisibile. E ok, no, Aceforz è morto e così. Guarda, Make It Better. È stato divertente. Make It Better è una macchina con Lissandra. Controlli uno dietro l'altro. I Clash Forge hanno chiuso e strozzato Camille e Aceforz.
Tra l'altro c'è anche una lotta intestina di cui effettivamente non avevamo parlato. Virao, ricordiamo che il suo team d'esordio nel competitivo italiano furono proprio i Forge. E Virao che viene ingaggiato da un per mano, Make It Better bloccato, prova a splashare via attraverso il muro, Simpi protegge i propri compagni, Bizu va per lo sdegno, Virao ha ucciso Demon. Yep. Però uno per uno con Camille e Isfos che stanno tornando in vita, i Crash Force si rendono conto, Isfos è teletrasporto. L'uccisione su Demon è importante perché hai trovato un'uccisione sul jungler avversario con il Baron disponibile. Namex è lì, ci si rende conto dalla velocità d'attacco che quella non è un'effettiva Tristana e quindi... Oh, però è range utile, è range bonus, è comodo. Non penso ottenga range bonus, si ferma al range effettivo. Viene ridotto il range se copi qualcuno, ma non ottieni range bonus magari copiando una Caitlyn. E come fai a sembrare l'avversario? Ci sono dei limiti. Rivediamo comunque il fight in corsia superiore. Un'altra esibizione da parte di Make It Better. Make It Better che poi nel reingaggiare è riuscito a danzare in risorse intorno agli avversari. Guarda qui, Virao in mezzo a tutti. Make It Better viene bloccato nell'esecuzione del sentiero di ghiaccio, ma ciò nonostante, con quanta vita si è salvato. La stasi della clessidra di Zonia dopo la stasi della tomba di ghiaccio. Che ansia, Alessandra. Più che altro Virao è stato in grado di bloccare sotto il barone Nashor Demon, che ha continuato a colpire Demon. E quindi l'ha ammorbidito prima dell'uccisione che è arrivata con un'ultima Q. Sì, quello sì. Scelta curiosa quella di Nico, ancora la trovo pericolosa come scelta. Dici? Perché attualmente Lissandra sta portando le stesse cose ma meglio. Ha un oggetto in più, quella può essere uno dei motivi che porta Lissandra a performare meglio. Va bene, ma anche in fase di corsia, in fase no, di... No, lo so, sto scherzando. Capisci? La mobilità che ti ha dato Lissandra, che ci rendiamo conto, siamo in un universo in cui Lissandra è forte, tre anni fa avremmo riso molto una frase molto, molto forte. Controllo visione da parte dei Clash Forge, riprendono il totale dominio della Tana del Barone e... Quindi abbiamo Make It Better con teletrasporto disponibile a depushare la corsia inferiore. Dalla distanza Virao viene colpito dal cercatore del vuoto di Bin. Demon sta pushando l'ondata insieme a Click. Vogliono quel barone a tutti i costi e il setup per ora è molto pulito. Virao trova un bel po' di danno su Click, mezza vita che parte. Questa è una torre però che i Clash Forge potrebbero prendere. Binsu non viene bloccato. Che stanno facendo gli SMS? Tristana in corsia superiore è totalmente non pervenuta, non stava pushando, ha acquisito pochissime risorse locali e non è stata presente in zona quando la sua presenza era richiesta. Sono arrivati molto tardi, sì. Perché l'idea era di reagire, ma hanno sottovalutato quanto in fretta Bin riesce a tirare giù una torre considerata la attack speed che ha attualmente. Ha anche una Rage Blade, quindi non è che ne ha poca, Ma a livello di Rage Blade devi considerare che la furia di Winsor va a moltiplicare il suo kit, non solo la sua velocità d'attacco, e quindi danni on hit dalle stacche di plasma che iniziano a piovere. Adesso arriviamo in una fase di partita dove per entrambi è necessario stallare. Il barone Nashor è disponibile sia per i Clash Forge che per i Samsung Morningstar. Fare un passo falso potrebbe essere addirittura quello fatale. Immagina perdere un barone Nashor adesso e gettare così alle petunie il proprio vantaggio. I Clash Forge non possono permettersi questo, ma non è nel loro stile permettersi questo o mettersi nelle condizioni di rischiare questo. Vincio che va aggressivo nei confronti di Virao, tenta di bloccare, Make It Better a bloccare tutti quanti, trova il decimare Isfos, utilizzata la Zonia, troverà lo stun Virao su più persone, però il DPS non sembra essere abbastanza. Invece Namex fa il possibile, ottiene lo shutdown ai danni di Sandra, guarda i clone di Sandra, uno dietro l'altro fanno danno, Bin si lancia finalmente in avanti, Simpi trova però quel... Simpi con quel Brom, ma non basta, non peccato. Basta. Bravi Clash Forge, si sono rigirati, hanno piazzato controlli su controlli. Isfos tenta di seguire con la gloria del giusto. Giusto. E... Si può attivare la gloria del giusto da zombie? Sì, assolutamente. Sei ancora in vita tecnicamente. Non puoi flashare. Ok, interessante. Non puoi usare abilità oltre alla tua Q, W e R, che sono letteralmente una corsa bonus che puoi usare una volta sola. Però, sì, puoi attivare gli oggetti. Fantastico, fantastico. Drago, quarto drago elementale, terzo drago della nuvola. I Clash Forge adesso corrono come Speedy Gonzales.
Demon nel frattempo, dato che i suoi compagni di squadra erano più che sufficienti a pulire il drago, ha preso anche la robo bestia. Rivediamo l'azione. Sentenza di morte larga da parte di Click. Si lancia in avanti, make it better. Tanatofobia arriva, ma viene bloccata da parte di Simpy, e qui c'è il suo primo grande salvataggio. Nel frattempo Virau in mezzo al team nemico, Suprema imposta su più persone lo stordimento, ma Virau ci saluta, troppi danni su di lui. Demon stordito da parte di Simpy, e anche qui c'è la seconda splendida azione. Simpy che sta facendo un peeling fantastico nei confronti di Tristana, e nonostante quel Bromo abbia fatto così tanto, alla fine sono comunque i Clash Forge a vincere lo scenario. Sì, ma Nemex è tornato con un oggetto intero. Si lancia in avanti quella Lissandra, va a bloccare Nemex, Bisu lo elimina dalla faccia della terra! Poco da fare! Puoi aver ottenuto risorse di Tristana, no, ma quell'oggetto intero, bro... Vabbè, gliel'ho un po' bufata. Barone Nashor, non c'è il tiratore, non possono contestare? O forse sì? Teletrasporto da parte di Ismos, si lancia in avanti, make it back, ne blocca due. Nico trova lo stun su due persone. Il danno è abbastanza alto, ma non sufficientemente. Ora dovrebbero provare a fuggire i membri dei Samsung Morningstar. Camille tenta lo steal a tutti i costi. Ha modo di aggredire, non penso. 3000 HP, 2000 HP. Di Sandra si lancia attraverso il muro. Camille invisibile, si lancia e prende il Baron! Camille è riuscito a prendere il Baron! Questa è la cosa di cui avevano bisogno i membri di Samsung Morningstar! Un salvataggio al limite dal proprio jungler! E signore e signori, che azione! L'invisibilità, il flash in avanti, la punizione e il furto! Mamma mia, Camille! E niente, adesso i Samsung Morningstar comunque hanno perso priorità, devono difendere la base. Aceforce con il pegno di Sterak trova il decimare, è arrivato il teletrasporto, make it better in avanti. Make it better, prova a bloccare Tristana, ci riesce alla fine. Aceforce muore per mano dei danni troppo Virau si lancia in mezzo, ma lo stun va a segno su due persone. Bin morirà per l'ultimo attacco di Virau, e Aceforce make it better fugge via con uno sputo di vita. Oggi è letteralmente il caos, questi game uno dietro l'altro sono distruzione assoluta, cioè sono tutti assetati di sangue oggi. Gli Sparks in primis, però... No, ma qui stanno giocando un alto livello di League of Legends. I Clash Forge appena vedono che gli avversari hanno sacrificato risorse per rubare il Barone Nashor, rivediamo il tutto per comprendere meglio. Demon riesce a prendere largo granchio dalla sua. Viene aggredito, mezzaluna difensiva per tarpare il danno dalla distanza da parte di Namex. Alla fine il lockdown su Namex arriva e subito gli SMS si ritrovano senza tiratore. Virau prova a fare l'azione, ma viene colto in flagrante. E non pensavo che quell'interazione funzionasse in quel modo, ma giustamente funziona in quel modo. La tanatofobia ha portato Nico a stordire due persone e a danneggiarle prima di morire. Quindi Nico, nel suo piccolo, con questa impresa kamikaze, riesce comunque a dare risorse al team. Make it better e basso in salute. Camille, il flash in avanti da invisibile, il furto. Mamma mia. Bravo. E qua però Aceforce trovato fuori posizione in mezzo a tre persone, è abbastanza dancoso per tankarle. Sta arrivando Camille, vorrebbe proteggere il proprio compagno, ma non è così facile. Aceforce non riuscirà a sopravvivere. Tanca però Aceforce? Quanto tanca? Davvero, è assurdo. Bisu trova però la kill ed è una furia. Demon smite il campo nella giungla per curarsi un pochino. Samsung Morningstar che devono proteggere questa torre a tutti i costi. Situazione difficile, arriva l'uccidio di Thresh, ai danni di Simpy, si lancia davanti di Sandra, niente da fare, non segue l'artiglio in arrivo. Quel sentiero glaciale era un sentiero che conduceva praticamente a morte certa, aveva sì la doppia stasi da tomba di ghiaccio e clessidra di Zonia, ma non vuoi rischiare. Si lancia ancora una volta davanti, perché invece questa volta sì, ci va Olin, trovano lo stun su di lui, sì. Sta attaccando la torre, Demon è lì bloccato da parte di Virau, arriva uno, arriva due stati da parte di Make It Better, Camille che fugge, salta attraverso il muro di Simpy, Bin non riesce a fare DPS, Virau ora potrebbe morire, sì. Tanto fobia di Binsu, trovano la paura diretta su 1 e 2 e segue Bin, trovano la seconda kill su Brom, la terza kill su Brom, e ora è inibitore, Aceforce è da solo. Vogliono chiudere la partita? Ci potrebbero riuscire tranquillamente, dovrebbero farcela. Click! Su due persone, Camille prova a sopravvivere. Enorme click! Niente da fare. Questi Samsung Morningstar alla fine cederanno, mi sa. Mancano troppi secondi. Penta di Aceforce da zombie, vai! Vai! No,
Scherzavo. Niente. E uno ci vuole credere. A questo punto vado anch'io sul treno del massacro. Oggi vogliamo il sangue. E signore e signori, i Clash Forge, oltre al sangue, trovano anche la vittoria, perché detonate le torri del Nexus, il cristallo viene meno e i Clash Forge si portano sul 2-1. Pari merito con quei Samsung Morningstar che hanno appena sconfitto. Bravi! Bravi Clash Forge. E parlavamo durante quello che è stata l'analisi pre-partita, come Demon avrebbe dovuto influire sulle lane. Tecnicamente ha influito sulle lane, ha portato le sue lane a salvarlo nella propria giungla e a fargli ottenere risorse. Quindi bait vivente praticamente. Sì, letteralmente. Okay. No, adesso al di là di tutto è stato un ottimo Xin Zhao, più che altro nelle fasi centro-tardive di partita, dove con la mezzaluna difensiva stava continuando ad accumulare attenzioni su di sé senza che quelle attenzioni si concretizzassero in danno effettivo. L'abbiamo visto intorno a quel barone Nashor, che poi è stato rubato, ok? Qui una delle azioni chiave, dove proprio grazie alla mezzaluna difensiva Demon riesce a prendere tempo, obbliga il flash in avanti di Virau, e di conseguenza Virau, di fronte a una Lissandra, si ritrova a perire per via del cadavere esplosivo di Kha'Zix. Ma capisci, cioè, è dovuto... Xin Zhao è sopravvissuto abbastanza a lungo per permettere a Lissandra di agire, di ingaggiare. Appunto, stavo dicendo, è stato l'utilizzo della mezzaluna difensiva che nei combattimenti stava cambiando radicalmente l'esito delle partite. Però voglio dare più merito a Make It Better a questo punto. Make It Better è MVP della partita, su quello proprio non ci piove, ragazzi. Ma quello era un discorso a parte, io stavo rispondendo al tuo commento su Demon. Make It Better ha giocato questa partita. Sì, è questo il punto. Non te lo aspettavi, era proprio l'esatto contrario di quello che ti aspettavi. Ti aspettavi dei Clash Forge che andavano a snobolare le proprie corsie, gankandole, premendo con l'aggressione, con una strategia ragionata. Questa era letteralmente reagire alle aggressioni di nuovo. Xin Zhao aggredito a mezzaluna difensiva, prende attenzioni da parte di Tristana. Tristana muore. Di conseguenza, da qui in poi è stato uno scivolone unico, perché il furto del barone Nashor è quello che ha tenuto i Samsung Morningstar in vita abbastanza a lungo. Ma qui interazione bellissima, veramente, tra Nico e Urgot, però non è bastato. L'unica differenza vera che ha fatto quella suprema di Nico è il danno su Make It Better. Camille avrebbe potuto anche uccidere Lissandra nella parte posteriore della tana del barone, però giustamente ha preferito utilizzare il suo tempo e la sua invisibilità per rubare il barone. Giustamente. Lissandra qui aveva a disposizione la suprema volendo, quindi tutto sommato non c'era effettivamente possibilità di chiusura su di lei, anzi voleva lei immobilizzare e uccidere Kha'Zix. È stata una partita molto strutturata, e la domanda che ti voglio fare è: davvero ci si aspetta dai Clash Forge che snowballino le loro corsie? Allora, non che snowballino le proprie corsie, male il punto qual è che la draft effettivamente telegrafava quello, ma la stavano giocando i Clash Forge. Okay. E quindi tu hai sì una Ferrari, ma messa in mano alle persone giuste diventa un fuoristrada, e in questo caso il fuoristrada è andato dritto per dritto verso la corsia inferiore e poi la conquista della vittoria. Make It Better, sentiero glaciale, si porta in avanti, protocintura. Simp riesce comunque a trovare un buon lockdown grazie alla frattura glaciale, prendendo un sacco di tempo e prendendo entrambe le stasi di Lissandra. Però questo ha dato il tempo a Demon di prendere la struttura. Bin si lancia dal fianco, una valanga di danni su Camille che è costretto a indietreggiare, viene imposta la tanatofobia su Virau e nonostante il clone alla fine arriva non solo l'esecuzione ma arriva anche il terrore su Namex, e da qui in poi è stata semplicemente una sconfitti per inferiorità numerica, da qui in poi non ci si riprendeva. Non potevano più fare nulla. E per carità, Ace ha fatto un lavorone in questo game. Davvero bello Sion di nuovo, nelle fasi finali dove ha preso una valanga di attenzioni, ma la fase di corsia è stata inesistente. Totalmente. Tu non puoi avere un Sion che è inesistente in corsia, perché lasci tempo agli avversari di fare quello che vogliono. E l'hai visto su quante volte era Urgot a girarsi nei confronti del proprio jungler invece che Ace fosse aiutare il proprio. E alla fine completano il game i Clash Forge. E per tornare un attimo a quel discorso di cui parlavamo, ok, non sono quel genere di team